Allora, Antonio De Santis, DS di questo, ma anzi Giovanni Itri, una vittoria oggi importante, 2-0 contro l'Edola, squadra che è sicuramente robusta, però chiaramente anche il tempo ci ha messo di suo, ma la vittoria è arrivata e quindi mi sembra che può essere un buon viatico per il futuro, no? Guarda, abbiamo fatto, innanzitutto buonasera, abbiamo fatto interventi importanti sul mercato, dobbiamo vincere questo scontro diretto, come sappiamo che dobbiamo andare a vincere quello della settimana prossima per rimetterci in carreggiata. Il problema oggi è il tempo ci ha penalizzato, ma con coraggio abbiamo affrontato una squadra robusta, come dicevi tu, con un 2005 centrale e un 2003 centrale, che non è da tutti, insomma, fare l'asse centrale difensivo ci vuole coraggio, e questo va dato atto a mister De Filippis, che ha azzeccato la scelta. Importante il gol di Palma, 2003, sono scesi di categoria tre giocatori importanti, lui, Lubrano e Magliozzi, che ci stanno dando una grossa mano e siamo fiduciosi per il futuro. Per una difficile salvezza, ma noi fino alla fine ci proviamo. Lo possiamo dire, insomma, adesso c'è da avere un po' di pazienza ancora per il fatto che avete comunque rivisitato la rosa, il tecnico chiaramente vi ha chiesto quello che voleva, e immagino che comunque qualche settimana ancora per cercare di giocare meglio rispetto a queste settimane, che comunque non è andata benissimo. Guarda, devo essere sincero, il mister non mi ha chiesto grandi cose, siamo intervenuti sul mercato, sono intervenuto con lui sicuramente, ma in piena autonomia avevo individuato queste quattro figure, perché abbiamo anche Alessio Di Marco che ci è venuto a dare una mano. Aspettiamo lui più che altro. Sinapi sappiamo che deve rientrare in infortunio insieme a Savarese, ma aspettiamo Di Marco, che sta acquisendo la forma, la giusta forma, e dobbiamo aspettare lui per fare i gol importanti, anche perché abbiamo Harrison che corre, si lotta, però sappiamo che ha difficoltà a mettere la palla dentro. Aspettiamo tutti, l'importante è che con l'apporto di tutti dobbiamo raggiungere l'obiettivo finale, quello di mantenere la categoria. Come hai visto questo Lenola? Guarda, il Lenola, bella squadra, tre figure importanti che sono i ragazzi extracomunitari, un numero 6, un numero 8, che sono veramente due grossi giocatori, il numero 10 un po' meno, però compensa con la corsa. E poi ha Fidaleo centrale, che oggi ha giocato il terzino, che è un grande giocatore, ha Sebastian Quinto, il capitano, che è un ragazzo 2000, ma comunque è esperienza, infatti mi sono sorpreso quando è stato sostituito, ce l'ho detto anche prima. No, è una squadra che anche loro possono lottare, sì, secondo me manca molto anche a loro, però hanno deciso di non intervenire sul mercato, è una scelta, ognuno fa le sue scelte. Dipende dal budget che si ha a disposizione, insomma. Ma anche dal budget, ma anche dalle scelte, magari loro hanno pensato che così riescono a salvarsi, ripeto, ognuno fa le sue scelte, noi abbiamo deciso di investire col poco che abbiamo, siamo riusciti a prendere questi quattro tipi di giocatori. Gli altri ognuno fa le sue scelte, poi alla fine dell'anno si tireranno le somme. Chi sarà salvo avrà ragione, chi è retrocesso ha torto, come in tutti gli sport. Come sempre. Prossimo turno con Costa Latina, un altro scontro diretto, dobbiamo assolutamente vincere e dobbiamo per forza di cose vincere. Il mister e i ragazzi lo sanno, l'appetito mi è mangiando, non ci dobbiamo fermare più. Se dobbiamo fare qualche passo falso, dobbiamo fare con le squadre prime, non con le ultime, come è successo nel girone d'andata, insomma. Mister De Filippi si è soddisfatto allora? Ma io credo proprio di sì, con mister De Filippis abbiamo una piena sintonia, l'ho scelto io, sono stato dietro un mese. Mister De Filippis, oltre che essere un amico, ci troviamo veramente bene con tutto lo staff, con il mister preparatore dei portieri, con il vice, con Simone. Abbiamo creato un bel ambiente, c'è un bel gruppo, attendiamo solo i risultati in questo momento. Solo i risultati, in bocca al lupo. Grazie, arrivederci e buona serata.